Zero Calcare è approdato su Netflix con una serie animata da lui scritta e prodotta, ovviamente con uno studio di animazione e quanto al seguito, e sta facendo il botto, è un hot topic del momento, tutti ne stanno parlando in maniera molto entusiasta, l'ho vista e voglio parlarne anch'io. Ciao ragazzi, bentornati qui su Jack si parla, io sono Teo. Allora, Zero Calcare è un personaggio che io conosco da un po' di anni ma che non ho mai approfondito. La mia ragazza e tanti miei amici mi hanno sempre detto: Teo, leggiti Zero Calcare che secondo me ti piace, guarda che è il tuo stile, guarda che ha un umorismo fighissimo, eccetera eccetera. E io che sono un procrastinatore nato e sono pigrissimo, lo seguivo sui social, vedevo le sue strisce, vedevo le sue clip durante la pandemia e vari mini corti animati che faceva, mi piacevano molto, ma non ho mai preso in mano la cosa nel dire mi leggo i suoi fumetti. Ho visto che usciva questa serie Strappare lungo i bordi, prodotta da Netflix, che in teoria doveva essere più o meno come le sue strisce appunto animate, i suoi piccoli corti che ha fatto durante la pandemia, però in una sorta di serie TV episodica, che sostanzialmente è un grande film spezzato, cioè un film da un paio d'orette spezzato, prodotto quindi da Netflix con un bello studio alle spalle, dove lui avrebbe scritto dialoghi, fatto le voci, praticamente di tutto, e tutti i concept ovviamente di disegno, e poi si sarebbe affidato ad uno studio di animazione e alla voce di Valerio Mastandrea per La coscienza dell'armadillo. Io in realtà ho visto anche il film live action, diciamo, che è uscito un buon 3-4 anni fa, adesso non ricordo, che sinceramente mi aveva veramente veramente fatto abbastanza cagare, nel senso che è un film dove si vedeva che l'idea era quella di portare in scena quel tipo di narrazione, quel tipo di dialogo alla Zero Calcare, ma la storia che hanno messo in scena e anche la tipologia di racconto con la coscienza che lui si fa, secondo me non è assolutamente adatta ad un film live action, quindi quel film mi aveva stradeluso, ma conoscevo già questa storia che poi ho scoperto essere praticamente più o meno la stessa storia anche in Strappare lungo i bordi. Strappare lungo i bordi, essendo una serie animata, non ha nessun tipo di problema nel riuscire a mettere in scena questo strano rapporto con la propria coscienza da armadillo di Zero Calcare, e quindi secondo me, tolto questo problema, la serie aveva solamente punti di forza e ha tantissimi punti di forza. Allora, innanzitutto mi è piaciuto tantissimo il fatto che la serie sia breve, molto veloce, molto va via molto liscia, non è una serie pesante, sono veramente 6 episodi da 15-20 minuti l'uno, tolte le sigle anche meno, e quindi è un prodotto che si può iniziare e finire il giorno dopo anche nella stessa sessione, e rimane subito, non c'è bisogno di dedicarci così tanto tempo, e questa cosa secondo me ha aiutato anche la sua fruizione, perché nonostante Zero Calcare abbia tantissimi fan dai fumetti, anche come me tantissimo pubblico lo magari conosceva di nome eccetera, ma si è approcciato per la prima volta alle sue opere con questa Strappare lungo i bordi, e il modo migliore secondo me anche a livello commerciale di rendere questa cosa era fare qualcosa di molto 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 facile da guardare, e ce l'hanno fatta. Ma facile da guardare non è esattamente l'espressione giusta per il contenuto, perché in questa serie abbiamo, non farò spoiler nella prima parte, abbiamo l'umorismo che contraddistingue Zero Calcare, quindi questa sorta di flusso di coscienza in cui lui cerca di elevarsi a, diciamo, rappresentante di una generazione. Quello che fa è sempre ricreare su se stesso quei pensieri e quelle situazioni che la persona di 30x anni che vive in questo periodo storico va ad affrontare, diciamo, mediamente, quotidianamente. Quindi niente peli sulla lingua, molta ironia, poco politically correct ma senza mai esagerare nel volgare, nello scurrile. Il suo modo di fare ironia è sempre molto caustico ma elegante, non so come dire, è una cosa che funziona tantissimo, perché riesce a essere scomodo senza però effettivamente oltrepassare quella linea. Poi c'è questa cosa bellissima che lui comunque, con questa coscienza con cui parla, che è se stesso, crea due veri e propri personaggi, e
la propria coscienza è quella cosa che sostanzialmente gli fa anche da badante, cerca di farlo rinsavire, cerca di fargli prendere le decisioni giuste, e rappresenta molto bene il conflitto interiore che, diciamo, la generazione che lui rappresenta ha nella quasi totalità. Ho trovato interessante un punto di cui ha parlato Rick Dufer in un suo video in cui ha analizzato molto bene la serie. Non ci avevo pensato effettivamente. L'unica cosa effettivamente che stona un pochino è il fatto che io non sono convinto che questa sia una ciacionata, una manovra commerciale, eccetera, eccetera. Però effettivamente Zero Calcare si dipinge nella sua serie, comunque in generale il suo personaggio che ha nelle sue storie, si dipinge come una sorta di perdente a cui non frega mai niente di niente, che quindi è fagocitato un po' da tutte le cose della vita, dove il divano, no? Questa cosa del divano che è la comfort zone ma portata all'eccesso, il divano diventa posto di lavoro, posto per mangiare, rifugio, cioè ogni volta, lui lo dice anche nell'intervista, ogni volta che io mi devo allontanare dal divano io sto male. E questa cosa di essere un loser, che è molto funzionale a livello della sua narrazione, del suo personaggio, in realtà poi, se ci pensate, nella vita Zero Calcare non è assolutamente un loser. Michele non è un loser, perché è uno che aveva un'idea di fare un lavoro artistico mosso dalla sua passione, con tutte le difficoltà del caso, ma ce l'ha fatta. È un fumettista di grande successo, questa serie ha fatto tantissimo successo, quindi a volte un pochino stona questa cosa di caricare il fatto di essere un perdente come te, come lui, come gli altri, quando in realtà, diciamo che lui proprio un perdente non è. Questa cosa è abbastanza interessante. Però tornando alla serie, la cosa molto bella è che, partendo con i primi episodi, potrebbe sembrare che ogni puntata sia appunto un argomento, un flusso di coscienza. Oggi parliamo di come Zero Calcare si interfaccia con casa sua, nell'altra puntata parliamo con il come lui gestisce il lavoro, quando da giovane faceva le ripetizioni, poi facciamo dei flashback sul suo passato, ma fino a un certo punto, se non conoscevi un pochino la storia che è stata raccontata anche nella profezia dell'armadillo, nel film, eccetera, poteva sembrare che ogni puntata fosse una sorta di mini cartone fine a se stesso, divertente, brillante, come da tradizione. In realtà, verso la terza, quarta puntata, si comincia ad annusare il fatto che ci sia una storia di sottofondo, ci sia un andare a parare da qualche parte. E quindi anche tanti ragionamenti, tanti streams che lui si fa nella testa, tante parlate con l'armadillo e tante pippe mentali, perché alla fine di pippe mentali si parla, in realtà non sono fine a se stesse, non sono solo per fare il giochetto ironico del ma guarda come sei scemo, ma guarda come devi vivere la vita, ma guarda te come non sai stare al mondo. Semplicemente tutte queste pippe mentali che lui si fa sono contestualizzate nella narrazione e nel dove si andrà a parare, nel viaggio che loro stanno facendo, che va in un punto preciso a presenziare qualcosa di molto specifico e molto importante e molto teso. Quindi in realtà la serie funziona sia come comedy in ogni puntata, sia come cartone animato divertente in ogni puntata, ma se arrivate alla fine vi rendete conto di aver visto qualcosa che alla fine ha una quadra, e tante cose che potevano sembrare buttate per aria in realtà non lo sono, e poi andremo appunto nella parte spoiler. Quindi, per concludere questa parte no spoiler, secondo me la serie è un piccolo gioiellino, perché riesce a essere molto fruibile, divertente, intrattenente, fa riflettere e fa conoscere a tutti, perché adesso con Netflix non c'è più scusa, no, per dire no è Zero Calcare, io non leggo i fumetti. Fa conoscere a tutti un personaggio che da bel po' di anni ha tanto da dire, lo ha sempre detto molto bene, e questo è veramente, io spero tanto che sarà, e lo sta confermando anche il box office, comunque gli ascolti, eccetera, questo sarà il suo trampolino di lancio definitivo per
diventare qualcuno di molto importante nell'intrattenimento, nell'editoria, eccetera, eccetera. Quindi sono molto contento che questa serie stia facendo successo. Sono molto contento per Zero Calcare, perché ha fatto veramente uno step in avanti, ma portando sempre la sua formula, senza snaturarsi, senza esagerare, senza adattarsi troppo alla piattaforma, al fatto che fosse un medium diverso, che non era facile, perché una cosa che funziona molto bene sulla carta stampata, che sia un romanzo, che sia un fumetto, non è detto che funzioni altrettanto bene nel cinema o nell'animazione. E invece, secondo me, il suo lavoro di scrittura, il suo lavoro sui dialoghi, la voce di Mastrandea, il team di animatori, comunque la parte estetica puramente grafica, hanno fatto sì che la stessa atmosfera che io mi ricordo aver visto in alcune sue vignette, o che gli amici e la mia ragazza mi dicevano avere le sue storie stampate, è stata riportata perfettamente anche nella serie. Quindi sono molto molto contento. Se non avete ancora visto la serie, vi consiglio di andare a vederla e di non proseguire la visione di questo video, perché adesso faccio un po' di spoiler e voglio parlare un po' del plot twist, del finale, insomma, e fare il punto su quello che è la storia di Strappare lungo i bordi. Quindi gli spoiler iniziano tra... Ok ragazzi, siamo liberi di parlare. Io sapevo dove si andava a parare, nel senso che quando nelle prime puntate è venuta fuori la storia di Alice, mi si è rizzata la campanella, mi si è accesa la campanella ed ho detto: ma io mi ricordo che nel film che abbiamo visto live action c'era questa sua amica che appunto si è suicidata, è morta, e la profezia dell'armadillo sostanzialmente aveva come, diciamo, collante narrativo di sottofondo questo viaggio che lui, il suo amico Secco e la sua amica, che adesso non ricordo come si chiama, andavano al funerale, intraprendevano per andare al funerale di questa ragazza che si è suicidata. La cosa molto bella che nella serie è un po' il fulcro, e invece nel film io non mi ricordo era stata approfondita così assolutamente, magari nella storia fumetto sì, è il fatto che ci sia una grande analisi su quello che è il senso di colpa, l'egocentrismo e il quanto noi ci accogliamo, il rapporto verso gli altri, l'influenza che possiamo avere verso gli altri. Questo ho trovato una cosa molto bella, perché in tutta la serie Zero Calcare fa queste sparate, questi incredibili giri mentali, e poi viene sempre riportato a terra, che sia dall'armadillo che sia dagli amici, che alla fine gli dicono: guarda che non gira tutto intorno a te, guarda che stai decisamente facendo il passo più lungo della gamba, torna un attimo coi piedi per terra, perché le cose stanno così 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 cos'ha. E il fatto che fino alla fine tu non ti rendi conto che lui ha avuto con questa ragazza un rapporto che è un rapporto normalissimo, come tantissimi ragazzi hanno, di rincorrersi senza poi veramente in realtà far succedere qualcosa, un po' per orgoglio, un po' per paura che le cose vadano male, però in situazioni normali questo non causa quasi nulla, se non magari aver perso un'occasione, eccetera eccetera. Ma nella storia che racconta Zero Calcare in questa serie, il fatto che la sua, chiamiamola fiamma, questo suo amore platonico si sia tolta la vita, instilla in lui una serie di dubbi esistenziali sul fatto di quanto lui abbia pesato col suo comportarsi in questa maniera adolescenziale, ma niente di incredibile, quanto lui abbia influito sulla sua scelta magari anche di togliersi la vita. Però qui torniamo ancora all'egocentrismo, torniamo ancora al: veramente pensi che una persona si sia uccisa solamente perché tu non ci sei stato, perché facevi un po' il cascamorto e poi in realtà non hai mai concretizzato la cosa? Ed è un dubbio che tantissimi ragazzi hanno, anche molto più in piccolo, ed è una cosa che si sposa molto bene con il personaggio che costruisce Zero Calcare, con questa insicurezza, questa voglia di stare sempre nella comfort zone, quindi una cosa non la faccio, piuttosto non la faccio perché non mi interessa, ma non voglio sapere cosa sarebbe successo se fosse andata male. E questa cosa qui è un po' il punto della serie. In più c'è anche una grande analisi su quanto sia importante l'amicizia di persone che la vedono in maniera diversa da te, su quanto si possa far tornare coi piedi per terra una persona che magari è persa nei propri pensieri.
Poi cioè, mi sono piaciute tantissimo, sono super divertenti le scene in cui lui fa questa mitizzazione, no? Anche della, del, di casa sua, di come alcune abitudini poi diventano qualcosa di incontrollabile, diventa il groviglio di cavi che in realtà si mangia le cose e non, non puoi più toccarlo, il divano, un mobile che avevi preso per uno scopo, adibito a uno scopo, in realtà diventa solamente una roba dove ammassi su cose che non vuoi buttare perché sei affezionato agli oggetti, cosa che a me succede ad esempio. Però poi dentro di te lo sai che in realtà quelle cose non ti servono un cazzo, e quindi basterebbe solo buttarle, fare pulizia, magari hai anche scopri anche di avere un tavolo in più, una stanza in più, un divano in più. Quindi ci sono tantissime cose di vita quotidiana che molto spesso vengono ignorate perché effettivamente rischi di essere banale se le racconti, ma nel modo in cui le racconta lui diventa una storia, diventa, è sincero ma non banale, che è una cosa molto difficile. Poi ci mettiamo la stecchettata finale, molto commovente, dove lui è al funerale con gli amici e scopre che in realtà la storiella che si era inventato con lei, che lei sperava fosse una storia in cui lui si dichiarasse, invece in realtà era una storia del cavolo che lui voleva raccontare così per farla ridere un po', anche un po' inorridire. Questa storiella è stata molto importante per Alice. Infatti i genitori di Alice mettono questo audio in filo diffusione dove Alice raccontava la storia che Zero Calcare aveva scritto per lei ai bambini del volontariato. E questo qui è il momento dove c'è un continuo altalenarsi tra la scena che ti fa strappare il sorriso di Secco che fa per l'ennesima volta no pigliar gelato, e poi ti dà il pugno in pancia e veramente rimani lì, continua a sballottarti di qua e di là e non eccede mai nel ridicolo da una parte, nel melenso dall'altra, si mantiene sempre coerente, credibile, le emozioni sono credibili, quindi ti può anche far commuovere, soprattutto se magari hai avuto una situazione di lutto di un amico simile, immagino che tantissime persone si sono ritrovate, deve essere stato veramente molto intenso, perché Zero Calcare riesce a essere intenso altrettanto quanto riesce a essere divertente e cazzaro. Quindi devo dire che il finale mi è piaciuto tantissimo, rende molto più sensato tutto quello che abbiamo visto, dà un'importanza, una valenza maggiore anche a delle semplici battute o dei semplici dialoghi che lui si fa con la sua testa, quindi tutto quanto è confezionato alla perfezione, la forma c'è, la sostanza anche. Se non avessi avuto l'idea del finale avendo visto il vecchio film, o per chi ha letto La profezia dell'armadillo, dillo, credo che sia la stessa cosa, mi avrebbe anche molto più colpito questo plot twist del funerale dell'amica che si è suicidata. Invece purtroppo questa cosa mi è mancata, ma non è assolutamente un problema della serie. Quindi che dire, se siete qui e siete arrivati fino a questo punto del video, avete già visto la serie, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, e se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, se sperate che ci sarà una seconda stagione, cosa che io immagino e spero ci sarà. Al solito, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle notifiche, e condividete con amici, parenti, cani, gatti e cincilla. Trovate anche in descrizione i vari link agli altri miei social, Instagram, Twitch, eccetera, eccetera. Ci vediamo presto qui sul canale e in giro per il web. Una buona giornata a tutti. Ciao!